Era degli automobilisti con il vizio dell'alta velocità. Ebbene, nel comune di Fiumicino, vicino a Roma, ce n'è uno che avrebbe falcidiato migliaia di guidatori ed è ovviamente subito polemica. Vediamo con Sandra Cecchi. Lui stava fermo e ha scattato il... la macchinetta gli ha fatto la foto. Il 51 proprio, il 51 lui ha dovuto pagare una sanzione che è intorno ai 50 euro, proprio a 51 di velocità. Un altro invece stava fermo, come è partito e ha scattato la macchinetta. È noto che a Torre in Pietra sono molto rigidi. Sono comitati ovunque con gruppi di 100 e più persone che cercano di fare cause e cose varie. È piena, addirittura su Facebook si trova. Eccolo l'autovelox incriminato, è alla fine dell'Aurelia sul litorale romano, uno dei 17 installati dal comune di Fiumicino, portatori di un introito anno di ben 18 milioni di euro. Tarato male, sono sicuri, multati, colpa di sensori affogati nell'asfalto che rilevano velocità fasulle. Tanto più odioso perché si trova nei pressi dell'unico svincolo che porta al Bambin Gesù, uno degli ospedali pediatrici più importanti d'Italia. Molte delle persone che ci hanno contattato, dice Marco Dominici del Comitato per il Patto di Torre in Pietra, venivano dal sud e stavano portando i loro figli, alcuni con gravi patologie, in ospedale. Tutto regolare invece per il sindaco di Fiumicino, che rivendica il drastico calo di incidenti.